siamo in diretta in compagnia di Simone Gozzi, eccoci qua allora dopo questa bella partita, forse la migliore partita stagionale del Modena di fronte alla capolista. Sì, beh, credo che oggi abbiamo fatto un'ottima partita e c'è tanto rammarico per il risultato, perché credo che la squadra forse meritava qualcosina in più. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, siamo riusciti a passare in vantaggio, poi purtroppo abbiamo avuto dell'episodio di incontro che potevamo gestire forse un po' meglio. La squadra per esempio è stata decisa con la voglia di vincere la partita, però purtroppo abbiamo creato diverse palle gol che siamo riusciti a sfruttare. Ecco, questo episodio del calcio di rigore l'abbiamo un po' rivisto, insomma, piuttosto discutibile, forse anche il fuorigioco di Granoci in occasione dell'assist per il gol del vantaggio. Lupi stesso ha detto che l'arbitro ho fischiato poco e male. No, io non voglio parlare assolutamente dell'arbitraggio, perché comunque non ne parlo mai. Credo che il rigore comunque lo voglio rivedere in televisione, perché dal campo così a fondo non mi sembrava che ci fosse stato questo contatto da rigore, però ripeto, lo voglio rivedere. Ma c'era la mano protesa così, poi bisogna vedere l'entità dell'eventuale tocco. Sì, probabilmente l'arbitro avrà visto una spinta, non lo so, comunque mai quelle date. Adesso siamo qui a parlare di un punto, credo che devo fare i complimenti di me e dei compagni, perché credo che oggi non era facile giocare contro la prima classifica, però credo che Modena abbia fatto un'ottima prestazione di squadra e alla fine questa è la dimostrazione che qualcosa è scattato. Tre partite fa, mancano tre partite alla fine, un mattoncino in più nella classifica, adesso la palla passa alle altre dirette avversarie. Sì, adesso la palla passa alle altre avversarie, ma credo che, come ho detto anche la settimana scorsa, noi dobbiamo guardare in casa nostra, dobbiamo guardare di partita in partita per cercare di fare il più possibile per la fine, e poi alla fine del campionato tireremo le sorti. Credo che andremo a Salerno per cercare di fare la nostra partita e cercare di fare i tre punti, perché comunque la Salernitana è una diretta concorrente per la salvezza e andremo là per lasciare lì. In Modena quota 41, a quanto ci si salva? 48? Ma questa è una bella domanda, credo che manchino ancora 5-6 punti, perché comunque sono tanti scontri diretti, sono credo che manchino, e anche 46? Credo che secondo me c'è una vittoria e due pareggi? Credo che potremmo farcela, però ripeto, da lavorare di partita in partita per cercare di farlo meglio. Va bene, grazie mille.